cari amici, buonasera a tutti. Noi diamo una risposta relativa ai segreti della casta del Montecitorio, della mafia e della massoneria. Diamo una risposta a chi ne trae speculazioni, scrivendo libri, guadagnandoci economicamente, a chi ne trae speculazione facendo film, guadagnandone, a chi ne trae speculazione presentando grandi teatri. Noi invece siamo un gruppo di cittadini italiani che in Facebook ci siamo conosciuti a livello nazionale via internet e abbiamo deciso che questi segreti della casta, della mafia e della massoneria, noi andremo a riprenderci i soldi. E come? Dal 4 giugno 2011 noi siamo qui in sciopero della fame ad oltranza davanti a Piazza Montecitorio e abbiamo presentato tre istanze, tre petizioni al Parlamento, come la Costituzione italiana permette di farlo. Queste petizioni sono relative al riprenderci l'abbattimento e creando un costo della politica più basso. Abbiamo chiesto l'abbattimento del 50% dello stipendio di tutti i politici. Voi sapete che a Montecitorio abbiamo barbieri che prendono 133.000 euro all'anno, abbiamo 80 scenografi che prendono 250.000 euro all'anno, abbiamo 2.900 dipendenti nei due rami del Parlamento che prendono 150.000 euro all'anno. Abbiamo circa 20 auto blu, a livello nazionale sono arrivate a 564.000 auto blu. Abbiamo a livello nazionale gli enti locali, province, regioni, comuni, sindaci che prendono stipendi elevati. Abbiamo circa 800.000 politici a livello nazionale che ne stanno guadagnando. Questa è la casta. Una casta che convive con la mafia e convive con la massoneria. Abbiamo società di capitale da enti pubblici, dove ci sono grandi consigli di amministrazione, autostrade dove ci sono grandi consigli di amministrazione ricoperti da cariche di politici. Abbiamo anche una grande operatività di controllo delle banche. Questa è la casta. Noi possiamo insieme rientrare, uscire nelle piazze ed occupare, diciamo, togliere questi privilegi. Abbiamo la possibilità di portare a casa quasi 300 miliardi di euro. Questa è la cifra enorme che i sindacati, le associazioni di categoria, i partiti hanno incassato in questi 10 anni. Noi abbiamo votato una legge contro il finanziamento dei partiti e loro si sono aumentati 11 volte l'operatività relativa al rimborso elettorale. Ogni scheda elettorale comporta 5 euro direttamente ai partiti, per cui ogni votazione, referendum o votazione elettorale costa 131 milioni di euro che vanno alle casse dei partiti e dei sindacati. Cosa possiamo fare? Dobbiamo scendere in piazza con la bandiera italiana. Noi abbiamo fatto il primo passo, oggi è il 45esimo giorno di sciopero della fame. Io mi chiamo Ferrieri Gaetano, sono partito da Venezia, ho lasciato il lavoro alla casa perché è giusto dare un futuro ai nostri figli. Sono partito con un ideale, credo un ideale, una difesa di una bandiera italiana che questi signori, questi intoccabili, hanno infangato e solo voi permettete di farlo. Dovete tirare fuori l'orgoglio e venire qui nelle piazze, dobbiamo assolutamente riuscire a raggruppare 100-200 mila persone. Cosa sono in confronto di 13 milioni di italiani che sono alla fame? Qui possiamo arrivare in massa e riprenderci il Parlamento, come è successo in Islanda, riscrivere le riforme. Possiamo recuperare i soldi, arrestare tutti i politici, possiamo arrestare i banchieri, possiamo riprenderci questi 300 miliardi. E sappiate che con una riforma fiscale certa noi abbiamo la possibilità di portare a casa altri 125 miliardi di euro all'anno. Come? Cercando di far sì di poter scaricare al cittadino tutte le spese e da andare a tassare solo quello che gli resta a fine anno. In questa maniera noi possiamo recuperare un'enormità di evasione fiscale. Possiamo, cari amici, togliere la prostituzione dalle strade, possiamo creare le case chiuse sotto un controllo fiscale e sanitario ed regolarizzare così e togliere la prostituzione alla mafia e alla camorra. Noi possiamo cercare di creare una droga ospedalizzata, in questa maniera togliamo la droga dal mercato. Noi possiamo fare molte cose assieme.
possiamo arrivare ad essere uniti e riportare il popolo a governare, un popolo sovrano, però questa volontà solo voi potete deciderla. Io ho iniziato, vi aspetto. Cos'è la casta? La casta sono i baroni della magistratura, a magistrati che fanno altri lavori e percepiscono 180.000 euro all'anno, 200.000 euro all'anno, sono i baroni della sanità, sono primari che percepiscono 170-180.000 euro all'anno, sono i direttori delle USS che percepiscono 220.000 euro all'anno, sono i baroni dell'università che percepiscono 180-200.000 euro all'anno, sono i baroni delle consulenze, quelli che lavorano negli enti, nei grandi enti statali, la Finmeccanica, l'ENI e tutti gli enti che riescono anche con fatturazioni false a portare soldi all'estero. Noi dobbiamo dire basta a questo, ma non possiamo dirlo solo nei bar o nelle chiacchiere di piazza e non intervenire immediatamente. Io vi chiedo assolutamente di venire in piazza Montecitorio il 23, 24, 25 giugno, dobbiamo raggiungere 150-200.000 persone e riprenderci i soldi che la casta ha rubato. Riprendiamoci i soldi, sicuro lo riporteremo a un'economia sociale dove tutti potranno vivere tranquillamente. Vi ringrazio di tutto e telefonate al 333-6677-839 Gaetano Ferrieri oppure nel sito www.presidiomontecitorio.it. Vi aspetto in massa e vedrete che in massa riusciremo a presidiare Montecitorio e far sì che questi signori, gli intoccabili, rimangano il mese di agosto, anziché andare in ferie in barca con le escort, rimangano a legiferare e dopodiché a settembre andremo a votare. Se non fate questo, preparatevi un'altra finanziaria di un altri 45 miliardi di euro, pronta a settembre-ottobre, dove ancora pagheremo a livello sociale. Sta a voi decidere. O riprendersi i soldi della casta o subire ed lasciare che l'Italia vada in bancarotta fraudolenta. Vi saluto e vi aspetto in massa. Ciao a tutti. Adesso partiamo.